dal comune di residenza ad un altro lo si potrà fare solo per comprovate esigenze. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, infatti ha annunciato che da dopodomani, mercoledì 11 novembre e per i successivi 14 giorni, la nostra regione diventerà zona arancione. È stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad annunciarlo al governatore. La zona arancione prevede la chiusura completa di bar e ristoranti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e nei centri commerciali nei festivi e prefestivi. Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il governo e prendere atto di questa decisione, dice Toti. Indubbiamente i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere. La Liguria diventa zona arancione da dopodomani, mercoledì 11 novembre, per 2 settimane. Ciò comporta la chiusura completa di bar e ristoranti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, e dei centri commerciali nei festivi e prefestivi. Inoltre tornano anche le autocertificazioni obbligatorie anche per spostarsi dal comune di residenza ad un altro. Lo si potrà fare solo per comprovate esigenze. Intanto oggi nel Tiguglio i ricoveri sono 129, 6 in più rispetto a ieri, 123 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva sono all'ospedale di Sestri Levante, 6 al nosocomio di Lavagna. Le sorveglianze attive nel territorio dell'ASL 4 sono 623, mentre ieri erano 617. Nelle Tiguglie i ricoveri oggi sono 129, 6 in più rispetto a ieri, 123 pazienti, 5 dei quali in terapia intensiva sono all'ospedale di Sestri Levante, 6 al nosocomio di Lavagna. Le sorveglianze attive nel territorio dell'ASL 4 sono 623, mentre ieri erano 617. Intanto chi è residente o comunque vive a Portofino, giovedì prossimo potrà sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico rapido presso il teatrino comunale. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale. Per usufruire del servizio sarà necessario prenotarsi, lo si potrà fare domani e dopodomani telefonando tra le 9 e le 13 al 348 56 23 631. Tornando al bollettino, in generale in Liguria sono 538 i nuovi casi di Covid-19, sulla Genova ben 349, emersi dopo 3.130 tamponi, con la consueta frenata dunque dei test nei giorni festivi. Ci sono purtroppo altre 21 vittime, mentre i ricoverati salgono complessivamente di 64 unità a 1.479 ospedalizzati, con 92 malati in terapia intensiva, 11 in più di ieri. E quanto emerge dal bollettino con il flusso dati tra Alisa e il Ministero. Una protesta dei lavoratori della ASL 4 per chiedere assunzioni immediate, lo sblocco del timbro, l'estensione dell'indennità per malattie infettive e la trasparenza sui numeri degli operatori contagiati. Ad organizzare la manifestazione in programma domani mattina alle ore 10 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, il sindacato USB e la CGIL. Per denunciare inoltre l'assoluta impreparazione di Alisa nell'affrontare un evento che tutti davano per scontato, dicono le sigle sindacali. USB sottolinea come tutti i ringraziamenti fatti al personale sanitario siano rimasti sulla carta. Avevamo chiesto alla direzione sanitaria l'aumento dei buoni pasto, fermi da anni alla cifra ridicola di 5,29 euro, dicono, l'aumento consistente dell'indennità notturna e di reperibilità, ferma al 1995, e infine l'assegnazione automatica di progressione carriera a tutti quei colleghi impegnati nei reparti Covid. Niente di tutto questo è stato concesso, concludono USB e CGIL, grazie anche all'inerzia della maggioranza delle altre sigle sindacali. Fabio Mustoggi, presidente della Croce Bianca Rapallese, si è detto favorevole alla possibile apertura di un reparto Covid di media intensità presso l'ospedale di Rapallo.
Mustoge ha espresso il proprio parere anche al consigliere regionale Domenico Cianci, che lo aveva interpellato nei giorni scorsi per chiedergli un'opinione in merito. L'ospedale di Rapallo è una struttura costruita molto bene, con percorsi autonomi e separati per blocco di degenza, dice Mustoge. Non dobbiamo essere egoisti, è il momento dell'essere tutti uniti per combattere la pandemia da coronavirus. Rapallo, conclude Mustoggi, può e deve fare la sua parte e di questo dobbiamo esserne orgogliosi. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni che a luglio hanno partecipato ad una rissa in città. Lo scontro risale a fine luglio e aveva visto contrapposti un gruppo di genovesi e un altro di turisti di Milano e Alessandria. All'inizio erano partiti gli insulti, le classiche accuse di portare il Covid-19 in Riviera. La discussione era poi degenerata fino ad arrivare alle botte vere e proprie, con tanto di ricorso al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, con prognosi dai 15 ai 5 giorni. Aveva rubato il contenitore delle mance prendendolo dal bancone di un bar pasticceria, intascando così circa 500 euro. Un 64enne napoletano che vive a Milano è stato così denunciato dalla Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure, che ha esaminato i filmati della videosorveglianza comunale. Lo fa sapere proprio il comune, ricordando come, con la stessa modalità di indagine, a settembre era stato individuato l'autore del furto di 1.200 euro da un centro estetico sammargheritese. In quell'episodio era stato individuato e denunciato per furto un quarantenne di Savona, già noto alle forze dell'ordine. Sempre a Santa Margherita Ligure e sempre grazie all'impiego delle telecamere di videosorveglianza comunale sono state denunciate due donne ritenute responsabili di altrettanti furti con destrezza di orologi di valore. Una 32enne di nazionalità romena, senza fissa dimora e con precedenti, lo scorso agosto avrebbe rubato l'orologio di un'anziana, bracciata con una scusa all'interno di un parcheggio. L'altra, una 35enne residente in un campo nomadi a Vercelli, a settembre aveva sfilato il Rolex ad un uomo, sempre dopo averlo avvicinato. La notte scorsa a Recco, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno fermato per un controllo un 26enne di nazionalità bielorussa, gravato da precedenti di polizia. Il giovane, durante l'identificazione, ha manifestato fin da subito evidenti segni di agitazione. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello da 25 centimetri, di cui solo 10 di lama, e denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'arma, oggetti atti ad offendere. È stato sanzionato con 400 euro di multa per inosservanza, inoltre, delle normative anti-Covid-19. Sabato sera si era smarrito sul sentiero che percorreva con la sua bicicletta al sopraggiungere del buio. È successo ad un uomo che scendeva a Montepegli verso Rapallo. Lo hanno raggiunto i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo, localizzandolo grazie alla posizione GPS. È stato così accompagnato in città incolume. Ieri, nel primo pomeriggio, invece a Castiglione Chiavarese, in Val Petronio, un 67enne è stato soccorso in un terreno agricolo dopo essere caduto da un albero alto alcuni metri. L'uomo ha riportato diversi traumi, non ha mai perso conoscenza. Il 118 Tiguglio, però, ha disposto l'immediato trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova in elicottero. Infine, ieri sera, tornando a Rapallo, in via Savagna, fuga di gas da un bombolone di GPL esterno con del gas dentro. I pompieri hanno fatto evacuare molte persone per mettere in sicurezza il bombolone di gas e la zona stessa. La ditta incaricata ha ultimato l'intervento solo questa mattina. Questo è il quindicesimo defibrillatore che viene installato nella città di Chiavari da quando sono sindaco. La maggior parte l'ha installato l'amministrazione comunale, altri, grazie alla campagna di sensibilizzazione che abbiamo fatto, sono stati installati da privati, da associazioni che ringrazio. Il tempismo nei casi di infarto è fondamentale, per cui
e la mia amministrazione ha voluto installarle in tutti i quartieri della nostra città. Infatti adesso qua siamo a Rialto. Nei prossimi giorni ne installeremo altri due per far sì che Chiavari sia una città cardioprotetta. In considerazione del problema Covid non sarà possibile organizzare una informativa sul funzionamento e per le urgenze. Quindi pensiamo di organizzare, di predisporre una piattaforma multimediale a cui i cittadini chiavaresi e non solo chiavaresi potranno rivolgersi. Siamo qua per inaugurare questo defibrillatore anche in un momento particolare. È importante non perdere di vista anche queste priorità, perché purtroppo tantissimi morti sono dovuti sempre ad un attacco cardiaco. E ricordiamo a tutti l'importanza dei defibrillatori e è importante che l'utente sappia, le persone che si trovano sul posto quando c'è un attacco cardiaco, di chiamare sempre il numero unico 112 e seguire tutte le indicazioni che darà il 118. Nessuno deve aver paura di utilizzare il defibrillatore, è uno strumento assolutamente sicuro, uno strumento salvavita ed è fondamentale utilizzarlo e utilizzarlo in maniera precoce. Adesso sono io che galoppo sulla strada fra la gente. Adesso sono io a cercare libertà, scavando fra la sabbia, cercando il mio deserto, sperando che sia un mare aperto. Adesso sono io che afflitto da questa vita, che la stringo alla mia sella con le dita e lo vivo con l'anima di un cowboy, di un cowboy, di un cowboy, di un cowboy, yeah! Di un cowboy, di un cowboy. Adesso sono io che non ho voglia più di recinti, cerco una via tutta mia, senza ombre né pali né labirinti, ma solo con le ombre del mio cappello. E voglio pensare solo a quello, sussurrando il mio cavallo con l'anima di un cowboy, di un cowboy. Cerco purezza guardando l'orizzonte, sperando e galoppando con il sole e con la pioggia, con il cuore selvaggio di un cowboy, 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 di un cowboy. Adesso sono io che non ho voglia più di recinti, cerco una via tutta mia, senza ombre né pali né labirinti, ma solo con le ombre del mio cappello. E voglio pensare solo a quello, sussurrando al mio cavallo con l'anima di un cowboy. Previsioni per domani, martedì 10 novembre. Giornata stabile, ma caratterizzata dal passaggio da ponente verso levante di nuvolosità alta, a carattere irregolare. Ampie schiarite in serata. Venti in prevalenza deboli variabili o a regime di brezza.
con rinforzi moderati da nord sul settore centrale al mattino e in serata. Mare poco mosso, umidità su valori medio-alti. Le temperature previste: sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell'entroterra tra 6 e 19 gradi.